A Villa Bartolomea di Verona ha sede il Gruppo Giordano, aziende leader nella progettazione, industrializzazione e assemblaggio di apparecchiature elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche ad alto contenuto tecnologico. Siamo un gruppo di aziende nate nel 2004 da un gruppo di amici amanti e appassionati del proprio lavoro che volevano mettere in pratica delle esperienze precedenti fatte assieme. Oggi siamo un gruppo di 5 aziende, ognuna con una propria specializzazione. Genius, che si occupa di progettazione, industrializzazione nei settori caldo, freddo e automotive. R-Evolution, che si occupa di progettazione e industrializzazione nel settore energie rinnovabili. Opera, che si occupa di sistemi ad energie rinnovabili per produrre sostanzialmente acqua calda, e JAS, che si occupa di trasmissione di energia e di impianti fotovoltaici. E IDEA, che è l'azienda che produce per tutte le altre aziende del gruppo, nella quale sono concentrate tutte le tecnologie e i processi produttivi. Queste 5 aziende fanno tutte capo oggi a un medesimo gruppo, il gruppo Giordano, e stiamo ottenendo dei risultati importanti in questi ultimi anni in termini anche di fatturato, ma soprattutto nei confronti della concorrenza di paesi a basso costo della manodopera. Come stiamo ottenendo questi risultati? Semplicemente investendo in innovazione. Innovazione fatta attraverso un nutrito gruppo di tecnici. Pensate che il 25% della nostra forza lavoro, che consta oggi di circa 120 persone, è fatto di tecnici. Oltre a questo, investiamo tantissimo in automazione industriale, investiamo continuamente in tecnologia per riuscire a migliorare l'efficienza dei nostri processi produttivi. Ci tengo a sottolineare le due persone che mi hanno dato modo di iniziare questa avventura e che mi hanno dato modo di esprimere tutto quello che stiamo esprimendo oggi, che sono mio fratello Marco, che si occupa oggi dei processi tecnologici, e Nicola Renoffio, che presiede la Genius, l'azienda da cui poi tutto ha tratto origine. Il gruppo Giordano si trova a Villa Bartolomea di Verona.